In questo mondo di infelici e addolorati ci sono uomini cattivi, insensibili e sbagliati. Quando scelgono una donna vorrebbero una santa, mentre una donna per amore spesso si accontenta. Non perdono occasione per dimostrarsi dei buffoni e con chiunque gli gira intorno gli mettono le corna. Questi uomini sono adulti, maturi e anche ragazzi. Sono capaci solo di farti il cuore a pezzi. Pretendono che la donna debba essere una mamma. Li devono accudire, viziare e ubbidire. Cose che chi ama, certo, le può fare, ma senza farle diventare obblighi e torture. Vogliono la libertà di uscire con gli amici, andare a divertirsi e magari a ubriacarsi, mentre la propria donna, moglie, amante o fidanzata, deve stare a casa perché lui è geloso. Non metterti la maglia troppo scollacciata, non metterti la gonna né lunga o minigonna, va bene un pantalone se non è attillato. Non truccarti troppo e non usare i tacchi. Per lui a qualsiasi età, permessi e libertà. Per lei solo insulti e problemi mai risolti. Questi uomini gelosi, schiavisti e presuntuosi, vorrebbero una donna seria, unica e perfetta. E poi dopo due giorni la pretendono nel letto. Vogliono una donna vera che gli sia fedele, mentre la tradiscono e la lasciano da sola. Quando questi uomini si renderanno conto che una donna è un'anima e non un tornaconto, quando capiranno che sono farabutti e uomini sconfitti, sarà troppo tardi per essere perdonati, perché una donna che ha davvero amato ed è stata umiliata, cornificata e maltrattata, preferisce che la vita passi senza un fidanzato, senza un marito o un falso innamorato, piuttosto che essere schiava di un farabutto e disgraziato.